Sono Antonio Davì, sono il presidente della DRS Cycling, è una squadra che nasce sul territorio cosentino per una mia idea, un mio sogno che viene insomma un po' da lontano. Io corro dall'89 e poi dalle categorie giovanili sono passato all'amatoriale perché comunque questa passione non è rimasta. Grazie a dei soci, insomma, fondatori, abbiamo organizzato appunto questo progetto, questo nuovo team. E l'obiettivo di questo team a Cosenza è quello di creare agonismo a Cosenza. Nonostante sia una squadra amatoriale, ha il DNA dell'agonismo, quindi ci rendiamo conto che non è una lo sport ciclismo ad alti livelli è quello professionistico, però vogliamo comunque mantenere quella appunto quell'agonismo che avevamo da ragazzi, facendo appunto questa squadra agonistica a Cosenza. C'è molto cicloturismo a Cosenza e l'obiettivo appunto è quello di dare di organizzare pure qualche gara, di organizzare a Cosenza qualche gara, attività per bambini. Questi sono i tanti sogni nel cassetto. Purtroppo quando uno apre, se qualcuno mi chiedesse quali sono i sogni tuoi nel cassetto, si aprirebbe un cassetto che strabborderebbe. Uno era quello di fare una squadra tutta mia, e diciamo ci sono riuscito perché la DRS Cycling è partita. L'altro è quello là di fare una squadra di bambini, e là quello è un sogno un po' più complicato per una serie di motivazioni, logistiche. Il territorio non lo permette, gli sponsor, i contributi delle amministrazioni varie non lo permettono, le strade sono quelle, non hanno tutta quella sicurezza di cui ci aspettiamo, e così via. Quindi questo è l'altro sogno. Organizzare una gara anche è un sogno, ma quello forse è pure realizzabile, magari dei circuiti, sempre mantenendo la sicurezza. Ed è quello far conoscere i percorsi del territorio cosentino. Io non sono cosentino, sono cosentino d'adozione dal 94, però diciamo che mi sento abbastanza diciamo del luogo, mi sento abbastanza integrato per far conoscere le bellezze di questo posto. Dove vivo, Montalto, Cosenza, Rende, si possono organizzare dei percorsi bellissimi e mostrare anche delle parti che la natura regala a questo territorio, insomma. La mia squadra, ho l'onore nella mia squadra di avere anche una ragazza, è fra quei sogni, insomma, di avere una omogeneità. Poi mi faceva piacere avere una quota rosa nella squadra, ce l'abbiamo, una ragazza che comunque ha iniziato da poco il ciclismo, però ha una grande determinazione, una grande voglia di fare, e quindi io sono veramente contento. Mi dispiace, e devo dire questa è la nota dolente, che penso che il ciclismo in Calabria femminile abbia delle difficoltà ad emergere perché la mentalità, o comunque penso che non siamo pronti ad accettare alcuni sport che possono essere fatti anche da donne. Cioè, io sono convinto che dispiace dirlo, però penso che non è ben vista una donna che gioca a calcio, non è ben vista una donna che fa ciclismo, comunque non viene presa sul serio, mentre
se avessimo detto che la nostra Rossana faceva danza, allora andava tutto bene. Invece fa ciclismo e lo fa con passione e determinazione, sono sicuro che avrà i suoi risultati. E quindi sono contento che sia fra la DRS Cycling. Ci stiamo già allenando, abbiamo iniziato la preparazione. Per questo inizio di preparazione abbiamo pensato prima di capire quali sono i nostri, diciamo il nostro stato attuale, quindi i punti di partenza. Ci stanno dei professionisti del settore che ci stanno dando una mano, dei nutrizionisti. Ciò non toglie che non vogliamo andare a imitare i nostri idoli, assolutamente, però visto che siamo amatori e visto che abbiamo la voglia di fare agonismo, è chiaro che ci mettiamo del nostro, ci mettiamo il massimo impegno e cerchiamo di farci aiutare appunto dai professionisti. Ciò non toglie che siamo degli amatori e rubiamo il tempo al lavoro, anche alla famiglia, per poterci allenare. In questo periodo l'allenamento è un po' ancora di più sacrificato. La DRS Cycling diciamo che segue per come è interpretato il DPCM e quindi sta facendo degli allenamenti individuali. E molti di loro, io riesco a fare degli allenamenti individuali appunto rubando il tempo all'ora di pranzo, la mattina presto e così via, con le luci cerchiamo di fare questo, e più o meno tutti cercano di fare questo, e molti altri invece usano i famosi rulli, che sono appunto dal più rudimentale al più interattivo di questi tempi. Gli obiettivi della squadra, sempre ripeto, mantenendoci nell'umiltà di essere amatori, è quello di fare tutte o comunque quasi tutte le squadre e le gare calabresi, e in più avere anche molto probabilmente ci sposteremo su qualche, insomma, qualche circuito, qualche bella gara che si trova nelle regioni limitrofe. In quest'anno, se riusciamo, Covid emergenza permettendo, andremo a fare il campionato di categoria. Ancora non ci siamo affiliati, l'affiliazione non l'abbiamo fatta per una motivazione precisa. Vogliamo fare una squadra di bambini e quindi vogliamo capire qual è l'ente che ci permette di fare questo. L'ente che ci permette di fare questo molto probabilmente è la federazione, è il principale, però oggi in Calabria purtroppo non esistono, diciamo, non vedo questo entusiasmo e questa possibilità che nell'immediato si possa creare qualcosa di solido. Questi sono gli obiettivi, quindi andremo a fare appunto delle gare cercando di essere competitivi, sempre nel massimo dell'umiltà, e l'obiettivo principale, è chiaro, è quello di divertirci, però è inutile negarlo, fare dei risultati con dei ciclisti che vengono da un passato importante, che hanno corso con corridori professionisti. Io ho corso, ma mi sono avvicinato a Roberto Sgambelluri, ciclista calabrese. Santino Rovito ha corso con Nibali e con tanti altri corridori che oggi sono professionisti. E poi gli altri ragazzi, abbiamo Gaetano Esposito, che è un ragazzo sempre del territorio cosentino, Danilo Smeriglio, Emilio Zicarelli e Rossana Chiodo. Sono gli ultimi due, sono un po' meno, diciamo, corrono da poco,
però hanno la determinazione che è nel DNA della DRS Cycling. Voglio ringraziare gli sponsor li voglio ringraziare, sono tantissimi, sono delle persone che ci hanno dato un contributo, sono tutte del territorio cosentino, è chiaro che la squadra si farà conoscere, siamo agli inizi e diciamo che più persone ci aiuteranno e più cose buone si possono fare e quei sogni di cui parlavamo prima forse si potranno realizzare. Quindi ci dovranno aiutare delle attività e anche le amministrazioni locali.